Buongiorno a tutti, innanzitutto mi presento, sono Gaetano Biondino della CISL, delegato della CISL, dell'azienda ospedaliera. Per quanto riguarda la situazione del presidio di cava, diciamo, voglio elencare in sintesi alcuni problemi salienti, visto che siamo a collasso su tutto. Inizio per dire che c'è una carenza di personale infermieristico e quello di supporto. Poi c'è l'annosa situazione della TAC che da un anno è guasta. Il direttore generale ci aveva promesso che per fine gennaio installava la nuova TAC nei nuovi locali. Nell'ultima riunione fatta a metà gennaio si è procrastinata ancora di 60 giorni questa nuova installazione. Poi con la rottura della TAC c'è il problema del trasporto degli infermi, perché è dovuto a un pronto soccorso che noi logisticamente siamo in una situazione strategica, quindi c'è molta richiesta di esami integrativi, TAC e altre consulenze. E siamo al collasso anche perché, diciamo, le ambulanze sono alcune obsolete e poi sono in numero ridotto. Ci abbiamo una carenza enorme di medici, quali gli anestesisti e i chirurghi, per cui, viste queste carenze, ci abbiamo una lista di attesa, perlomeno all'ospedale di Cava, a quale io sono la persona interessata che la gestisco, arriviamo a un anno. Perché, diciamo, le sedute operatorie sono ridotte, non possiamo fare le sedute operatorie lunghe e non possiamo fare le sedute operatorie per una settimana intera. Queste carenze le abbiamo denunciate più volte al direttore generale, ma fino adesso, diciamo, non abbiamo avuto riscontri. La proposta della CIS funzione pubblica è quella, prima cosa, di sbloccare il turnover, per cui, diciamo, assumiamo il personale, sia infermieristi di supporto, sia medici, si sblocca un po' tutta la situazione, e di cercare di riorganizzare queste carenze dove nei presidi, per quanto mi riguarda Cava, anche San Severino e da Procida, cioè, si riesce a tamponare con le richieste che ogni presidio farà. Purtroppo il Ruggi d'Aragona sta quasi al collasso per la carenza del personale di supporto. Questo è un problema serio che praticamente l'azienda deve riconoscere. Noi siamo in trattativa con, insieme al nostro segretario generale Pietro Antonacchio, per quanto riguarda una riorganizzazione dei servizi, una riorganizzazione ed una pianificazione di tutte le attività, in modo che si possa arrivare ad un punto d'incontro, ce lo auguriamo, per quanto riguarda tutte queste nostre criticità siano risolte al più presto. Per quanto riguarda la carenza del personale, abbiamo detto che la carenza è degli OS, degli operatori sociosanitari di supporto, ma dobbiamo dire che di tutto. Gli infermieri sono al collasso, non hanno più di che cosa e come risolvere le loro attività. Infermieri che fanno enormi ore di straordinario, sono stressati, appunto, ma non è perché vogliono fare lo straordinario, ma vengono costretti a volte per non lasciare i reparti o le attività sguarnite. Quindi c'è bisogno di tutto il personale di lavoro. Assolutamente è questa la nostra trattativa, e questo è il nostro punto di incontro che portiamo avanti, ripeto, insieme ai compagni nostri delegati e insieme al segretario generale Pietro Antonacchio. Allora, l'azienda in generale Ruggi va, diciamo, un poco migliorata dal punto di vista di prestazioni specialistiche, visto che con l'università questa integrazione c'è stata, e in particolar modo a Mercato San Severino, dove abbiamo avuto specialistiche come la chirurgia bariatrica, il professore Maffulli ortopedico, adesso ci sarà la chirurgia odontoiatrica con annessa scuola di odontoiatria. Tutte queste branche chirurgiche specialistiche ci hanno dato un salto di qualità, di immagine, però va integrato con il personale di supporto che attualmente è carente. Io le posso dare un poco i numeri per quanto riguarda il personale in servizio nel nostro presidio.
Per quanto riguarda gli operatori sociosanitari, siamo ridotti a 20 unità per tutto il presidio. Quindi significa che alcune unità operative sono senza personale. Per quanto riguarda gli infermieri, i turni non si riescono a organizzare, per cui il personale è costretto a fare lavoro di straordinario anche di 18 e 24 ore. Non ultimo, ieri è arrivata questa disposizione per quanto riguarda il lavoro straordinario che va regolamentato rispetto a alcune norme regionali, ma che ci sia una regolamentazione ben venga, ma noi al direttore generale abbiamo chiesto i carichi di lavoro, per cui vogliamo sapere realmente il personale dove è collocato, se c'è realmente, perché lui per quanto riguarda gli OSS dice che in azienda teniamo 250 operatori sociosanitari. Quindi se queste unità ci sono, noi chiediamo come CISL che venga fatta una rivisitazione per, se ci sono, una distribuzione equa, così anche per gli infermieri, perché a Mercato San Severino, facendo i calcoli, c'è la necessità di almeno 40 unità infermieristiche e almeno altre 20 unità di operatori sociosanitari. Quindi noi diciamo al direttore generale che al più presto si attivi come si sono attivati per le specialistiche universitarie, si attivano anche per una riqualificazione e una ridisegnazione. Diciamo che il sindacato deve essere vigile e attento che vengano fatte valutazioni a regime su tutto il territorio, visto che l'azienda Ruggi è ben vasta, da Castiglione, Alda Proci, da Mercato San Severino e Cava, e quindi noi dobbiamo vigilare perché realmente ci sia una ridisegnazione di attività sul territorio, anche sia come attività che come personale.